Riferimenti naturali sul fondo. In genere il fondale marino offre numerosi elementi da sfruttare per l'orientamento. Il più evidente è il profilo del fondale stesso. Generalmente la profondità aumenta andando verso il largo. Osservando l'angolo fra la direzione di avanzamento e la linea di massima pendenza, è possibile individuare la direzione approssimata di ritorno. Ad esempio, nel caso di una parete verticale, se durante l'andata l'avevamo sulla sinistra, il ritorno dovremo farlo mantenendola sulla destra. Ancora più semplice se l'immersione si svolge in canyon o canaloni sommersi. Generalmente il fondale presenta rocce, conformazioni coralline e bentoniche, alternanza di spianate e movimentazioni del fondo che ben si prestano ad essere utilizzate quali punti cospicui, utili per stabilire riferimenti precisi. L'importante è osservare questi punti anche dalla direzione opposta rispetto all'andata, cioè quella di ritorno. Scoprirete che la medesima roccia ha aspetti ben diversi se vista dai due differenti punti di osservazione e potrebbe non essere facilmente riconoscibile. Anche il movimento dell'acqua può aiutare a determinare una direzione, ad esempio, rispetto alle correnti. Infatti, è possibile usare l'angolazione con la direzione della corrente per stabilire una rotta di ritorno. Ma anche senza essere presente, la corrente può aiutarvi. Molti animali infatti la sfruttano per procacciarsi il cibo più facilmente e si adeguano alla direzione delle correnti predominanti della zona in cui vivono. Le grandi gorgonie, per esempio, si dispongono sempre con il ventaglio perpendicolare alla direzione della corrente predominante. Se in una determinata zona i loro ventagli sono tutti paralleli, potete usarle per stabilire una direzione di riferimento anche in assenza di corrente. Altri movimenti dell'acqua che aiutano ad orientarsi in acqua poco profonda sono le onde e la risacca, che sui bassi fondali si dirigono sempre verso riva. Le onde originano inoltre delle ondulazioni della sabbia, le creste sul fondo. Esse sono tutte parallele alla riva e sono più vicine man mano che diminuisce la distanza dal bagnasciuga.